quindi qualche volta magari faccio degli errori, insomma. La stampa nel tessile ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni, con la tecnologia Inkjet. Possiamo parlare di una vera rivoluzione tecnologica, senza limite alla fantasia della disegnatura, fatta ad RGB o tramite suddivisione dei colori a canali. Vorrei parlarvi sia dei pregi di questa rivoluzione che dei difetti. La stampa inkjet ad RGB ci permette di dare libero sfogo alla creatività. Si può stampare ogni tipo di immagine, prodotto dal computer, scattata da una macchina fotografica digitale o addirittura tramite uno smartphone. Qui vi illustro, diciamo, sono dei vecchi documenti, dunque ormai scannerizzandoli e facendo la foto, tutto si può ormai mettere nel lavoro del computer. Si può scannerizzare ogni tipo di disegno, come ad esempio disegni antichi, originali, fatti a mano e vecchie foto, rielaborandole, dandole così una propria impronta creativa. Sta a ognuno di noi dare una nuova vita al disegno. La tecnologia ci permette di stampare su ogni tipo di tessuto, anche con composizioni diverse, se ben studiati, a priori arrivando a risultati eccellenti. Per esempio, uno degli ultimi esperimenti che ho fatto è stato stampare un cotone e lana, che tantissime aziende non vogliono accettare per il discorso dei coloranti. Insistendo con una stamperia, penso che comunque siamo arrivati a un buon risultato con una lana setata, con una lana cotone di peso cappotto. Ho fatto stampare una flanella di lana da entrambi i lati, un processo che poche stamperie ad inkjet vogliono fare, perché bisogna preparare prima il tessuto, stamparlo da un lato, vaporizzarlo, lavarlo e finire nuovamente. E questo processo necessita delle tirelle di prova per arrivare a una giusta calibrazione del disegno, per non far trapassare le due stampe da un lato all'altro. Un altro esempio è stato quello di stampare un articolo su seta lurex. Non tutte le stamperie sono disposte di nuovo a fare questo procedimento usuale che richiede ricerca e tempo. Infatti succede a volte di dover stampare un articolo in una stamperia per ottenere un risultato progettato e poi non lo vogliono fare, magari per tempi o magari per, non so, non hanno le preparazioni giuste. Allora io comunque voglio arrivare, perché io ci tengo molto che anche la stampa inkjet vada avanti, allora io sposto tutto il progetto in un'altra stamperia. In questi giorni sto realizzando delle prove con stampa transfer su poliestere. Si stampa prima su carta apposita, e poi la carta viene accoppiata con il tessuto desiderato, calandrandolo a caldo a 200 gradi. La stampa inkjet su poliestere tende ad allargare i dettagli del disegno, dunque per una migliore resa ci può aiutare molto il transfer, che funziona bene con i tessuti, ad esclusione del crepe, per il quale rimane il problema che al semplice tocco i fili si girano lasciando trasparire il rovescio bianco. Questo è un altro problema che io non lo sapevo, e abbiamo stampato questo crepe e ci siamo trovati in un tratto che tutto, cioè, scorreva e si vedeva il rovescio bianco. Con il transfer inoltre si tagliano i tempi di consegna,
perché è sufficiente solo il finissaggio e i prezzi possono rimanere contenuti. I tempi di stampa, come già precedentemente è stato detto, si sono velocizzati perché non c'è più l'attesa dell'incisione e della disegnatura a mano, che necessitava giorni, settimane o addirittura mesi di lungo lavoro. Così i costi degli impianti si sono ridotti notevolmente. Ci sono dei disegni che però necessitano delle separazioni dei colori a canali o tramite delle maschere per arrivare al risultato coloristico richiesto dal cliente e poter stampare diverse varianti a colore. La stampa in jet a canali ha ancora un costo elevato e richiede un suo tempo di lavorazione. Spesso collaboro con diverse fotoincisori che seleziono a seconda del disegno per far ridisegnare e suddividere i colori a canali. Dunque qua ho messo un esempio di cravatteria, che per fare proprio i colori per i clienti bisogna farlo assolutamente a canali per poter decidere proprio il colore deciso. Grazie alla stampa inkjet posso consegnare tirelle e piccoli tagli anche in giornata e dare così un servizio immediato al cliente. A sua volta il cliente può apportare eventuali cambiamenti nella disegnatura o coloritura prima di stampare le pezze tipo. Allo stesso modo si può anche stampare le pezze tipo o metraggi ad inkjet, per poi stampare la produzione a cilindro. La differenza ottenuta non è grossa se la separazione dei colori e la lettura del disegno è stata fatta correttamente e si ottiene così un costo più basso. Qui è anche sempre molto difficile valutare, perché magari il cliente impostiamo qualche cosa ad ink e poi via via che si lavora bisogna poi portarlo a rotativa. Naturalmente non vuole vedere nessunissima differenza. Allora è meglio già preparare i lucidi in modo che poi dopo nella stampa rotativa non ci sono differenze ed è tutto accettabile. La stampa di inkjet ha anche i suoi limiti. Non si ottiene spesso un colore nero profondo e questo è veramente un problema immenso, perché poi dopo il cliente non accetta e vuole che ci sia il nero veramente marcato. Ma succede che si stampano dei marroni rossastri scuri o dei neri tendenti al verde. Così il disegno risulta piatto e molto uniforme perché non c'è profondità. Il cliente poi ci contesta spesso il risultato ottenuto. Il colore non penetra bene nella fibra, restando così in superficie, causando dei grossi difetti. I filati in catena e trama si girano con il lavaggio e finissaggio, ottenendo un effetto chiné non voluto. E questo veramente anche una cosa che spesso succede, e siamo forse anche alla consegna della produzione, è un altro problema immenso. Il rovescio quasi bianco, e quando si stampa per accessori, il risultato non è sempre accettabile. Io forse sono ancora della vecchia guardia, ma per me è un foulard. Deve avere un rovescio bello, se no per me la qualità non è accettabile. Ma si può anche arrivare ad un miglior risultato con una preparazione più adeguata, caricando più colore e stampando a una velocità minore. Questo però comporta un costo naturalmente più alto al prodotto finito. Molto spesso i clienti chiedono di realizzare dei disegni con grandi masse di unito e questo comporta dei grossi difetti di bending. Qualche volta per venire incontro al cliente, perché magari all'inizio era una massa piccola, però poi dopo lavorando questa massa cresce sempre di più, e noi diciamo siamo anche disperati perché sappiamo che poi l'appezzativo, come anche nella produzione, diventa un po' un bagno di sangue. Però si cerca allora di fare dei sottofondi, si cerca di stampare anche due colori per evitare questo problema. La stampa in jet non permette di fare corrosione perché è una stampa indiretta.
se si vuole imitare la stampa corrosione, il risultato non è per niente paragonabile. Perde il suo gusto estetico e si perdono i piccoli dettagli e i filati del disegno. Se si fa una stampa in RGB scannerizzando un vecchio disegno, si perdono tutte le piccole finezze dei tratti. Se si ha una base di un disegno a canali, bisogna allora allargare tutti i piccoli dettagli per fare in modo che non si chiudano nella stampa. Un'altra cosa che trovo un peccato e spero che si arriverà presto sono i pigmenti, le lacche. Era così bello poter stampare anche dei tessuti dove proprio esce che si ha veramente una bellissima profondità. La stampa a tavolo a cilindro ci permette di dare anche una profondità con i vari pigmenti e lacche come anche goffrature. La stampa ad inkjet non stampa per ora pigmenti e lacche. Si può arrivare ad un effetto di pigmento bianco creando un canale separato, ma di certo non è come a cilindro o quadro. La ricerca nella tridimensionalità si è persa con la stampa in jet e, come già detto, si è persa soprattutto la sua profondità. Una volta, per ogni azienda, aveva la propria disegnatura con il suo stile ben definito, come per esempio il disegno cashmere. Si poteva così riconoscere l'autore della disegnatura. Io qua vi ho messo tre esempi. Cioè, uno può anche riconoscere dalla disegnatura. È un cashmere della Matteo, è un cashmere della Etro, o è anche un cashmere della Latti. Ogni azienda trovava il suo proprio modo di dare un'impronta ben definita e riconoscibile in tutto il mondo della moda e anche nell'allargamento. E questo io vorrei che, già che siamo alla culla della disegnatura, della stampa, che bisogna proprio andare avanti anche in quello che è la ricerca e andare avanti anche in quello che è il modo di proporre anche i disegni. Con la stampa in jet e RGB siamo entrati in un'altra era di disegnatura e non ci si riconosce più fra le varie aziende. Questo forse è un gran peccato, perché così il know-how delle varie aziende si sta perdendo e si unifica il tutto. Fino ad ora la culla della stampa era il Comasco. I vari stilisti, creatori, arrivavano da tutto il mondo per avere servizio e originalità da noi. Con la stampa inkjet si può andare in qualsiasi posto del mondo, dove poi ci sono anche i vari lavaggi e finissaggi. Ormai si possono trovare impianti di inkjet in tante parti d'Europa, come anche Cina, India, Brasile e in tutte altre parti ancora. La vera differenza del Comasco l'abbiamo acquisita negli anni, sperimentando con la stampa tradizionale e raggiungendo livelli unici al mondo. L'inkjet è un nuovo straordinario strumento, ma non possiamo limitarci a stampare chilometri di tessuto scaricando il primo disegno dentro a un computer, ma dobbiamo prendere una nuova confidenza con le macchine e sperimentare nuovi tipi di stampa su nuovi tessuti. Così potremo ancora fornire un prodotto innovativo e creativo che non si può raggiungere comprando solo